everybody's heard about the bird. Bird. Bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Bird is a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. The bird's a winner, well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, well, a bird, bird. The bird's a winner, well, don't you know about the bird? Well, everybody knows that the bird is a winner, well, a bird, bird. Con Antonio Centamore, maestro professionista falconiere, parliamo di questa bellissima disciplina che è anche molto antica. Sì, parliamo proprio dell'arte della falconeria, una disciplina veramente antichissima che risale addirittura a ben 7.000 anni fa. Abbiamo iniziato così per scherzo circa 30 anni fa, oggi siamo una realtà a livello internazionale. Bene, la Scuola Internazionale di Falconeria si promette di insegnare quest'arte a tutti quegli appassionati che sognano questo splendido rapporto uomo ed uccello rapace. Ecco, è difficile instaurare un rapporto con i rapaci? Difficile non è, ma bisogna conoscere le tecniche, bisogna avere anche un tocco particolare di magia interiore, che è un'ispirazione che riesce veramente ad avvicinare questi animali e a interagire, evidentemente. Ovvero? Volare un falco a 400-500 metri di altezza per tenerlo un'ora, due ore in volo e in simbiosi camminare in aperta campagna è una poesia. Quanto dura un corso? Il corso dura sempre, evidentemente stabiliamo un contatto di circa 10 lezioni che durano intorno a 3 ore, 4 ore, quanto ci si stanca? Ma ci si stanca piacevolmente, perché ci si stanca veramente fisicamente, perché sono giornate, incontri intensi. A questo punto si faranno le prime esperienze. Ognuno avrà il suo rapace in regola con certificazione CITES, è inutile dirlo, noi siamo per la legalità e ci tengo a dirlo, contro il bracconaggio. Ecco, è un avviso che voglio dare ai bracconieri, state lontani da noi altri, per due motivi. Uno perché vi denunziamo e secondo perché non vi sopportiamo. Allora, chi si vuole avvicinare a noi altri lo deve fare con un intento chiaro, amore, amore e sapore di vivere. Proprio sapore di vivere con le ali del vento di questi bellissimi uccelli rapaci. Che carattere hanno i rapaci? Sono un po' rimangono nel selvatico, ma è anche vero che hanno un carattere dolce e riescono anche ad esprimere dei veri e propri sentimenti. Lei che tipo di rapporto è riuscito a instaurare dopo tutti questi anni di lavoro con i rapaci? È una domanda un po' particolare, perché non tutti i rapaci sono uguali, assolutamente. Ognuno ha un carattere, ognuno ha un modo di pensare. Beh, io posso dire che dopo quasi 40 anni di contatto ogni giorno con questi rapaci, ho capito che si può veramente instaurare qualcosa di forte, un sentimento nei loro confronti, ma al tempo stesso una risposta altrettanto uguale. Io ho avuto rapaci che non per fame hanno volato per anni, e ne ho addirittura alcuni che hanno oltre 10 anni, che ogni giorno riesco, ma sono eccezionali vederli nelle loro gobbezie come fossero in natura e tornare quanto sono stanchi, perché io ne rappresento il loro papà e la loro casa. Quindi anche loro sono nel loro piccolo affettuosi? Sì, assolutamente sì, non tutti evidentemente, ma in buona parte. Forse è il tempo, ecco, che crea quello, che instaura quel rapporto duraturo dove ci si diventa veramente un'unica cosa. Parliamo degli esemplari che ha qui esposti. Come si chiamano, che carattere hanno, cosa fanno? Una civetta delle nevi
è una femmina, ha 25 anni che sta... Caspita, 25 anni, se li porta benissimo. Infatti è una signorina perché ha una longevità che addirittura arriva a 60-70 anni. Questa bellissima civetta, il nome scientifico è Nyctea scandiaca, ecco questo è il nome scientifico, e lei è chiamata, il suo nome personale, Blanca. È aggressiva, mi scusi. Hanno dei momenti, degli sbalzi di umore che sono legati molto spesso al cambiamento della temperatura. Beh, è un sacrificio effettivamente oggi qui tenerli con queste temperature, stiamo facendo di tutto, di abbordarli un po' con acqua, insomma cerchiamo di areggiarli il più possibile. È un sacrificio di un giorno, domani ritornerà nel suo areale, chiamo così perché ha una voliera molto grande, non gabbia, voliera, dobbiamo essere specifici su questa cosa. Ecco, lì si trova molto bene e fra non molto incontrerà il suo primo maschietto per una bellissima coppia. Auguri allora. Sì, grazie, auguri agli sposi. qui abbiamo un animaletto che è veramente spettacolare e si tratta proprio di un Barbagianni. In realtà il Barbagianni, chiamato così perché l'ornitologo che l'ha studiato si chiamava Gianni e portava la barba a forma di cuore, come questo bellissimo uccello porta la barba a forma di cuore. Nome scientifico è Tito Alba e il suo nome personale è proprio Tita. In realtà dobbiamo dire un segreto, perché questo bellissimo Barbagianni emette un verso che sono, si tratta proprio di emissione di ultrasuoni, e così riescono a cacciare, perché invitano tutti i topolini a uscire come se ci fosse una grande festa. In realtà la festa la fanno proprio loro. Che carattere ha? Ah, questo è uno degli animali che io amo più di tutti. Perché? Non esiste l'animale più grande e più bello perché è più grande e più forte. Certuni sono, ecco, molte persone sono legate al sinonimo di grandezza. In realtà no. Per me un animale così piccolo mi dà veramente giusto un'energia personale, una soddisfazione enorme poterlo avvicinare e conoscerlo in ogni momento. Non si finisce mai di imparare da questi uccelli. È un animale dolcissimo e proprio lei è un animale che sin dal primo giorno ha fatto delle cose straordinarie. Io vado in campagna, la lancio, libera, e mi sta certe volte anche più di mezz'ora di tempo in volo così come una farfalla. È proprio un farfallare il suo volo ed è spettacolare perché è veramente unico nel suo modo di essere. Il Barbagianni è un animale unico, veramente nella sua bellezza e nella sua grandezza biologica. E qui invece cosa abbiamo? Allora, faccio una premessa: tutti questi animali, uccelli che avete visto, uccelli rapaci, sono tutti nati presso il mio allevamento che si chiama Ali e Vento e si trova proprio a Licodia Eubea, in provincia di Catania. Sono evidentemente tutti certificati. Bene, lei è una di quelle nate nel mio allevamento. L'ho seguita da quando era un uovo, dal primo giorno che cominciava a battere con la speratrice, vedevamo il battito proprio del cuore di questo uovo, e in realtà si trattava di questa poiana. È uscita dall'uovo, l'abbiamo curata e gli abbiamo dato quel senso, diciamo, di libertà che ogni giorno, no, prova con noi altri, camminando proprio per le campagne all'aperto così, eccetera. Lei è una femmina, pesa circa 800 grammi, è una cipetrite, non è un falco, ecco, bisogna stare attenti a questa difficoltà, diciamo, di conoscenze. Alle volte tutti sono falchi e tutti sono rapaci, non è così. Questa è una cipetrite, dal latino accipio, che significa proprio afferrare. Beh, differenza del falco che da grandi altezze picchia e colpisce la preda col dito posteriore, queste in realtà afferrano la preda e la uccidono proprio stringendola con i propri artigli. Un uccello particolare proprio perché difficilmente, a differenza di tutti i rapaci, è un animale che vive in maniera gregare, vivono in gruppo.
Allora, nel gruppo si costruisce sempre un capogruppo, non so, e tutti gli altri, insomma, che cercano e aspettano gli ordini dal capogruppo. Siccome sono uccelli che sono cresciuti con noi altri e io ne rappresento il suo capogruppo, allora in realtà mi coccola come se io fosse il suo partner. Succede spesso che mi fa proprio le coccole, anzi direi più le fusa come i gatti. Lo possiamo... Quindi è anche gelosa? Può diventare anche gelosa, assolutamente. Senta, Antonio, qual è il rapace più adatto per chi si avvicina a questa bellissima disciplina che è la falconeria? Il, secondo me, il rapace che può rispondere al tempo che ci si può dedicare. Non si parte da quelle rapace, potrebbe essere questo, quello, avere un principiante o l'altro. Ma se io ho tempo per far volare un falco pellegrino, va bene il falco pellegrino. Ma se ho pochissimo tempo e purtroppo torno a casa tardi, puoi dedicare a un Barbagianni mezz'ora di tempo a volare, diciamo, di sera. Beh, questo è fondamentale proprio nel rispetto del benessere degli animali. Poi c'è da dire una cosa importantissima. Un bravo maestro, una grande... Ok, abbiamo capito, ok. Okay. Un bravo maestro, una giusta organizzazione fondata sulla professionalità, sull'esperienza e sulla lealtà fa sì che da questo sistema possano veramente uscire dei bravi falconieri. Grazie. Altrettanto. Siamo qua.